Quadro particolare, fatto dal pittore, scultore, artista, ingegnere, poeta, cuoco, signor Formica Giuseppe, potete notarlo, fatto nel 99 avanti Cristo, naturalmente, nel giorno dell'eclissi. Non ho messo la data, ma è nel giorno dell'eclissi. Cioè, la data c'è, ma non c'è il giorno esatto. Ecco, vi faccio vedere tutti i particolari. Quelle sono biglie attaccancassate con pietrini da mare. Ecco, queste sono le conchiglie fatte molto bene. Non so come ha fatto, ma sarà un pazzo. Tutto fatto con i minimi dettagli. Sembra un quadro fatto tanti secoli fa. Questa era una specchiera, come dicono i libri. Dicono i libri, perché ci sono i libri, insomma, che parlano di questo quadro. Era uno specchio. Come? Testi antichi. Testi. Ah, come dicono i testi antichi. Mi dice qua la regia. Era una specchiera, avevano fatto un pancone da bar e la specchiera sfortunatamente si lineò, come potete notare, quelle piccolezze, era uno specchio. E quindi lo scultore pittore, dannato dal suo dolore, insomma, che la sua scultura si danneggiò, allora disse basta, lo voglio dipingere. E così, dal suo dolore, insomma, lui ha espresso la sua artistica pitturale, diciamo in termini. Come potete vedere, tenuto da una catena che apparentemente pesa sui 150 kg. Di origine saracena, come mi dice la regia. Ecco qua la mia direttrice che mi sta chiamando, che insomma siamo in territorio straniero, siamo venuti qui per fare solo sto video. Abbiamo fatto milioni di chilometri, questa opera d'arte di grande valore inestimabile, brava. Quindi ecco la mia direttrice che si affaccia al balcone, alla ringhiera delle scale, che mi dice, insomma, che il tempo è scaduto, insomma, non possiamo stare qui per tanto tempo. Ecco qui, allora vi faccio l'ultima inquadratura, che qui per vedere sto quadro, insomma, c'è tanta gente che fa la fila. È gratuito, lo potete vedere gratuitamente online. In internet, come mi dice la mia dottoressa. Allora vi faccio un saluto da tutto per il momento. Goodbye.